siamo a Sanremo. Il bello del mio lavoro è che non solo puoi intervistare i cantanti in gara a Sanremo 2023, ma mi portano gadget, cose nuove, tipo questo bellissimo cappellino targato Will. Che tra l'altro sta molto meglio a te che a me, è proprio... Non lo possiamo vorrei dire. Vorrei metterlo adesso, ma veramente fare una figuraccia, quindi... Invece tu stai lanciando una nuova moda, cos'è l'occhiale all'indietro? L'occhiale l'ho visto fare, te lo posso dire, tipo ero in discoteca, ho visto Fred De Palma con gli occhiali così, ho detto ok... Da ora in poi voglio essere Fred De Palma. No. Quindi l'hai un po' copiata, ma adesso la lanciamo Sanremo. Devo assolutamente portare questa moda dell'occhiale dietro dove merita di stare. Senti, vogliamo conoscere qualcosa di te. Sappiamo alcune cose, sappiamo che porti questo brano stupido, sappiamo che volevi fare il calciatore, sappiamo che la musica è un po' la tua passione da sempre, però ti vogliamo conoscere di più, quindi a ruota libera, che cosa c'è da sapere di Will? Di Will cantante poco, perché in realtà ho iniziato talmente poco che non ho neanche io avuto il tempo di conoscermi. Speriamo Sanremo di capire anche delle nuove cose. Esatto. Per il resto, solito stupido. Stupido? Perché stupido? Solito stupido. Ma volevo venire al festival con un pezzo che potesse arrivare a tutti, o almeno a più gente possibile, no? E siccome il concetto di essere stupidi per qualsiasi motivo è una cosa che almeno una volta nella vita, ma viene da dire anche parecchio di più, e è capitato a tutti. Poi il pezzo è d'amore, parla di quando si sente stupidi in amore. Anche lì, secondo me, è una cosa comune. Assolutamente non c'è età. Credo che ci si possa sentire stupidi in amore anche a 80 anni. Per fortuna sì. Le prime volte, cioè l'amore è sempre una prima volta. Quindi molto molto bello. Il ritmo sarà incalzante o una ballata lenta? È una ballata, ma ci sono anche dei momenti parecchio incalzanti, credo. Sì, dai, sì, possiamo definirla così. Poi quando la gente sentirà, capirà. No, infatti non vediamo l'ora. Infatti è strano parlare delle canzoni prima di cantarle. Stranissimo. Lo dico tutte le interviste che fai prima. Cioè io potrei dirvi qualsiasi cosa, poi la gente percepisce la musica come vuole. Beh, c'è da dire che manca molto poco. Come ti senti riguardo? Oggi riposo, ho la fortuna, tra virgolette, di guardare la prima serata, quindi un po' di assimilare cosa succederà. Poi domani sono il primo, quindi ho anche l'onore di aprire una serata. Mamma mia, non vorrei essere nei tuoi panni, cioè vorrei esserci, ma deve essere però, pazzesco. Sì, no, è incredibile. L'onore è incredibile, si respira proprio un'aria di storia qui, e, a parte che siamo tutti coccolati, a parte interviste, eccetera, io sono abituato a ben altre fatiche, quindi affronto certo, volentieri tutto questo. Assolutamente. E raccontaci qualcosa del tuo duetto. Bellissimo, cioè io sono emozionato, ma tra l'altro venerdì sarà una delle giornate più belle della mia vita, mi sento di poter dire, duetto con Zarrillo, esce il disco, sarà proprio una bellissima giornata. Comunque il duetto è nato tornando da Sanremo Giovani, era il momento di pensare al duetto, prima opzione, ve lo giuro, 5 giorni di Michele Zarrillo, lo chiamiamo e lui dice subito di sì. Subito? Immediatamente ascolta 3 canzoni e dice ok, lo faccio, poi bello, sente la mia versione che io già avevo e... sono veramente contento, ma lì sono convinto che faremo la nostra figura, la nostra, proprio come siamo noi. Ma ti piace l'idea di essere accompagnato sul palco o proprio perché è lui? Allora, intanto sicuramente per me, che sono uno anche che un po' la soffre, l'ansia, avere una stella, ma poi una sicurezza come lui, certo, è una bella, ovviamente un bel quid in più. Però dopo che l'ho conosciuto, non so se lo conoscete, ma... lui personalmente è un numero uno incredibile. Non ho avuto lo adoro, il piacere di persona. Lo adoro in ogni cosa e quindi c'è proprio una bella energia su quel palco. Bene, quindi noi segniamo venerdì sera, serata, bomba, bam bam bam, lanciamo tutto. Sarà, sì. Allora, vogliamo sapere anche se hai legato con qualcuno in gara, cioè qualcuno che temi particolarmente, qualcuno che ti sta particolarmente simpatico, qualcuno con cui hai empatizzato. Ma devo dire che non c'è stato tanto tempo in questi giorni, tra mille cose, di vederci tutti quanti. Però già, per esempio, ieri è stato 10 minuti in Banco Giorgia, sono sceso e ho detto ragazzi, possiamo andare a casa. Cioè, numero perfetto. Uno. Quindi, secondo me Sanremo è una cosa che ogni artista affronta a modo proprio, giustamente. C'è chi ha degli obiettivi, c'è chi ne ha altri, c'è chi cerca delle emozioni altre. Io cerco qualsiasi cosa, perché è tutto nuovo, tutto, quindi... Una battaglia solitaria. Spero di avere la possibilità di parlare con tutti e di rubacchiare qualcosa di buono a tutti gli artisti in gara. Bene, bene, bene. Invece lato social, quale social utilizzi di più? E insomma la tua canzone la lancerai anche lì? Sì, anche se io in realtà con i social ho un rapporto stranissimo. Delle giornate in cui mi piacciono tantissimo, delle giornate in cui li odio con tutto me stesso. Però in senso buono, penso che sia il mezzo di comunicazione numero uno.
la musica va lì, soprattutto lì, e soprattutto mi viene da dire la mia, cioè nel senso mi sento, è un posto giusto dove puoi comunicare completamente chi sei, quindi solo per quello è positivo. È vero. Non ne ho uno che uso di più di altri. Tipo, sai, TikTok, più musicale magari. Sì, TikTok, ma in un modo, TikTok è evoluzione totale sempre, quindi fatico anch'io a capirlo. E, però anche lì, posto dove c'è dell'arte continuamente, un sacco di contenuti, ed è bello esserci, quindi ci saremo anche lì. Un bel contenitore. Noi non possiamo fare altro che augurarti un grandissimo in bocca al lupo. Viva, viva il lupo. E vabbè, stasera hai detto te la rilassi un po', guardi come funziona. Rilassi, parola grossa. Vedo, capisco, prendo le misure. Invece, ultima domanda sul Fanta Sanremo, lo seguirai o no? Sì, io non solo lo seguo, ma io l'ho sempre fatto. Devo dire, anche quando era un po' meno in hype, glielo ho detto ai ragazzi del Fanta Sanremo, io sono sempre stato, quando ancora si segnavano i punti sulla carta, io, posso dire, io partecipavo. Tu c'eri. E quindi sì, voglio barare quest'anno, io sono nella mia squadra, quindi... Grande. Penso potrò vincere tutti i Fanta Sanremo. Quindi farai delle cose, bene, allora ci aspettiamo tanto. Qualcosina, dai, no, sì, ci divertiamo. In bocca al lupo, divertiti, perché è la cosa più importante. Sempre, sì. Grazie mille. Grazie mille a te. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.